Questi che vedete sono studenti di Tirana. Fanno parte di un movimento politico-patriottico albanese, l'Alleanza Rosso-Nera. Protestano davanti al Ministero dell'Istruzione. Quando li incontriamo nella loro sede, scopriamo che il motivo della loro rabbia ci riguarda da vicino. L'iniziativa è nata da Renzo Bossi. Le gesta del Trota sono arrivate persino in Albania. Bossi fa scandal, diploma in cristal. Che vuol dire? Bossi fa scandalo, si diploma su cristal. La Cristal è una delle numerose università private albanesi. E questo è il pezzo di carta custodito per tanto tempo in una cassaforte del tesoriere della Lega, Francesco Belsito, e che tanto fa arrabbiare gli studenti albanesi. Il scandalo del diploma del figlio di Bossi potrebbe produrre problemi alle loro diplome. Ma non è che l'hai fatta la Cristal? No. Non da Cristal, da un'altra università più prestigiosa, diciamo. Il punto è che, secondo i magistrati, il giovane Renzo nel 2007 si iscrive alla facoltà di Economia e Finanza, senza avere il diploma delle superiori in mano. Non solo. Il Trota, si legge nei documenti dell'università, avrebbe superato tutti e 29 gli esami, rigorosamente in lingua albanese, con il massimo dei voti. Il tutto in un solo anno, anziché nei tre previsti. Di un pluralismo. Come per uno strano caso del destino, inesorabile per la Lega, arriva la legge del contrappasso. Umberto Bossi, nella sua storia politica, ha dichiarato tante volte la non piacenza per il popolo albanese emigrato di là e che voleva che loro ritornassero nella loro patria. È un po' assurdo che il suo figlio venga qua a prendere un diploma e a fare l'università. Il Trota si difende sostenendo di non avere mai vantato titoli accademici. Ma intanto, tutti i quotidiani parlano dello scandalo. E anche le televisioni. Cosa sta dicendo? Parla per voi. Cioè, cosa dice? Ci sono venuti giornalisti italiani per questa indagine che si... Ah, quindi stanno parlando di noi? Sì, anche di voi. Il Partito Socialista, oggi all'opposizione, cavalca il sentimento popolare. Lei ha definito Umberto Bossi un clown razzista. Un pagliaccio razzista anti-albanese, sì. Perché specialmente gli albanesi d'Italia hanno sofferto troppo a causa della sua linguaccia. Io credo che agli albanesi questo è venuto come un momento di avere la possibilità di avere pietà di questo ciarlatano chiamato Umberto Bossi. Leida, tu ti sei laureata con quanto a Perugia? Con 110. Adesso tu stai facendo un dottorato, no? Sto facendo attualmente un dottorato di ricerca. Cosa hai pensato quando hai sentito l'ultima storia che riguarda il nostro Renzo Bossi? Avendo sentito pochi giorni fa che lui dopo la laurea voleva tornare proprio a zappare la terra, perché questa era una sua passione, io credo che sia importante nella vita seguire le passioni. Salve. Ministero dell'Istruzione? C'è il ministro? Sì, è il giornalista italiano. Sì. 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 Salve. Nessuno del ministero vuole rilasciare un'intervista, ma mentre aspettiamo, qualcuno ci parla di un'inchiesta interna avviata dopo lo scandalo. C'è un gruppo adesso da 5 giorni, al fine del verificato per questo, e poi possiamo un risultato. Cioè, perché il ministero sta facendo un'indagine interna? Sì. Ma non sono solo loro a indagare. Anche la procura di Tirana ha aperto un fascicolo su Renzo Bossi, come ci conferma una fonte del Palazzo di Giustizia. Renzo Bossi ha messo piede sì o no in Albania? Renzo Bossi has never set foot in Albania. Quindi, per esempio, voi avete visto i documenti che lui ha fornito all'università? Yes, we have. There is not a diploma there of the high school. All we have there is just some, you know, certifications, whatever. Quale reato si potrebbe configurare per Bossi, per l'istituzione albanese? The most possible crimes, my experience, that could be in this case are either corruption, forgery or fraud. Cioè, quanto ha pagato lui per questo corso? I don't have receipts. Non ci sono le ricevute? No. Ricevute non ce ne sono. Ma allora Renzo Bossi come ha fatto a laurearsi? Abbiamo provato a chiederlo a Marin Glanspiro, l'allora rettore della Cristal, che con la sua firma ha ufficializzato il certificato di laurea. Professore, mi sente? Io non posso parlare italiano.
Ben, français? Français. Vous êtes la personne qui a firmé le diplôme de... Excusez-moi, je ne vous connais pas, je suis en travail maintenant, je ne peux pas parler. Excusez-moi, Renzo Bossi, il y a... L'ex rettore è impegnato e non può parlare, ma all'uscita da lavoro... Salve, sono un giornalista italiano. No, ci hanno detto che era fuori. No, in inglese, solo una domanda. Come ha fatto... Solo una domanda, dottore. Solo una domanda, come ha fatto... Dottore, come ha fatto il figlio di Bossi a far laurearsi 29 esami in un anno? Come ha fatto? Ed eccola l'università che il Trota avrebbe dovuto frequentare. No? Hi. Gaetano. Fine, thanks. Gaetano? Yeah. You're Italian? Yeah, I'm Italian. Per iscriversi qua in questa università? Sì. Ma io volevo fare finanza e commercio. Quanto costa? I corsi sono triennali, no? Sì, triennali. Quindi sono 2500 euro annui. Quindi sono. Ok. 7,5. Un vero peccato per Renzo non essere venuto. Qui c'è veramente di tutto: giardini curati, aule nuove di zecca. Che bella aula. Computer in ogni corridoio. Che figo! Una palestra super attrezzata con personal trainer. Mazza! Tutti studenti! Un bar dove potersi ritrovare. L'hai visto Renzo Bossi? No! No! Oh. L'hai mai visto? No! Mai! No! E come ha fatto a laurearsi? C'ho una laurea sulla coscienza, vado a Tirana adesso, oh no, però non è lo stesso, io lo so, se un profugo albanese viene da me, mi dispiace ma lo affogo, laurea c'è, mi prendono per fesso, però, il sito c'ha il processo e io...